mi è piaciuta la settimana. E adesso è chiaro che si entra, a cominciare da domani, si entra nello spettacolo principale. Le prove sono finite e siamo tutti consapevoli che a cominciare io non guarderei tanto in là, ma mi concentrerei solo su domani, che è una partita sicuramente decisiva, dove però ci dobbiamo arrivare bene, vedete ragazzi, anche perché, come si dice, il troppo stroppia, troppo tesi, troppo carichi, si rischia un po' di andare fuori giri, quindi ci deve essere sempre un bel mix di lucidità e concentrazione. Io sono abituato a dove vado a lavorare, come quando giocavo mi attacco molto, anche se sono pochi giorni, ma questa non è una sviolinata, o io non sono abituato a fare sviolinate, non, sono una persona molto diretta, però mi attacco, per me indossare la casacca del Pescara è un onore, bisogna dare il massimo e se non è bastato bisogna cercare di, io uso questo termine, di superarsi. Quindi ognuno di noi, a cominciare da me, deve fare il massimo di se stesso e anche di più. Secondo me è la partita più importante della stagione, perché è vero che giochiamo a Trapani contro una squadra sicuramente in salute. La squadra di Castori hanno una precisa identità, sono squadre che giocano un calcio ben preciso, un calcio di seconde palle, un calcio di verticalità, di grande intensità. Le sue squadre stanno bene fisicamente, si vede. Portano tanti uomini a saltare quando attaccano il cross, però è anche vero che anche loro hanno qualche problema, perché se no non avrebbero quella classifica. Quindi grandissimo rispetto, come sempre, di tutti gli avversari, che sia primo, che sia in zona retrocessione, soprattutto di un allenatore che ha tanta esperienza alle spalle, che comunque ha ottenuto bei risultati, anche grandi risultati. È una squadra che gli assomiglia perfettamente e ho sensazioni positive. Io sono il primo, guai non fosse così, guai non fosse così, che l'allenatore ha qualche dubbio su ottenere risultati. Io ne sono convinto e questa convinzione spero e mi auguro di averla passata ai ragazzi, e chi va in campo deve cercare di andare oltre una prestazione normale. Cioè, oggi gli chiedo una prestazione oltre il normale, non basta più una prestazione normale. Questo è quello che io ho cercato di predicare dal primo giorno.